la squadra ha quasi raggiunto la salvezza senza di te in campo perché eri squalificato, adesso ritorni con la possibilità anche abbastanza ampia di essere titolare già a fondi per centrare effettivamente poi l'obiettivo che il Catanzaro sta inseguendo da qualche tempo, che è quello della salvezza. Sensazioni, obiettivi personali anche tuoi in queste ultime due partite, oltre al fatto che sei uno dei pochi che avrà un contratto pure per la prossima stagione? Ma sicuramente l'obiettivo mio e della squadra in queste due partite è quello di esprimere un buon calcio, così come magari stiamo facendo ultimamente, e di non perdere, magari finire il campionato senza perdere queste due partite. C'è l'impressione, guardandovi giocare nelle ultime due partite, lasciando stare quella di Catania, l'avevate anche fatto prima, che Pancaro abbia dato qualcosa in più anche a livello di tranquillità. Non so se è vero, oltre al fatto che è voluto ritornare al 3-5-2 accantonando il 4-3-3 che aveva provato nelle prime giornate. Cosa c'è di vero in questi due aspetti, sia tattico che mentale? Ah, è un modo di giocare dove devi stare il più tranquillo possibile, perché magari se hai fretta o non sei del tutto lucido è difficile esprimere il calcio che vuole il mister, e quindi siamo consapevoli che solo stando tranquilli il più possibile riusciamo a fare quello che lui ci chiede. Contro il Siracusa l'hai visti dai fuori e hai visto effettivamente la tranquillità che la squadra ha saputo esprimere, che abbiamo visto anche noi dagli spalti. C'è una squadra capace di attendere il momento giusto per colpire, ed è una cosa che rispetto alle altre partite, a tante altre partite, non si era vista di rado, no? Che cos'è che vi ha fatto scattare qualcosina a livello mentale, magari, se c'è? Beh, sicuramente anche il fatto che il cambiare mister, magari uno può pensare dentro se stesso, era il mister, era un'altra cosa. Finalmente forse abbiamo fatto tutti un esame di coscienza e abbiamo detto la colpa forse alla fine è nostra, perché un mister, un altro ancora, quindi la colpa era nostra, ci siamo presi, diciamo, le nostre responsabilità, e quindi diciamo che siamo stati ancora più sotto, abbiamo lavorato ancora di più per raggiungere l'obiettivo che era la salvezza. Fondi, partita difficilissima in casa di una squadra che deve vincere a tutti i costi per continuare a sperare poi di restare agganciata al ferro del play-out. Che insidie ti aspetti più di altri? Beh, secondo me sarà molto importante per loro, perché è una delle ultime spiagge, diciamo, sono penultimi. Faranno sicuramente una partita molto nervosa e faranno la guerra. L'importante è fare il nostro gioco e non metterla sulla rissa, perché magari loro in casa, con la classifica che hanno, sono un po' più motivati, però questo non deve succedere, dobbiamo avere le stesse motivazioni loro. Guardando la classifica, il Catanzaro è quasi salvo, però c'è il rammarico, non so se ce l'avete anche voi, che raccogliendo qualche punto in più durante la stagione, che sarebbe stato anche meritato, il Catanzaro ancora poteva dire qualcosa in chiave playoff. Non so se voi continuate a pensarci, a tenere questa possibilità in un angolino della testa, visto anche il fatto che arriveranno altre penalizzazioni pure abbastanza importanti da qui a una settimana. Sì, sicuramente abbiamo lasciato tanti punti per strada, abbiamo fatto delle partite non all'altezza, e con qualche punto in più si poteva pensare anche a qualche altro obiettivo. Però se a questo punto della stagione siamo in questa posizione, vuol dire che abbiamo fatto tanti errori, e quindi è quello che ci meritiamo. Che ti aspetti tu dalla prossima stagione? Voglio finire questa stagione bene, poi dalla prossima stagione speriamo sia una stagione più positiva di questa, però sinceramente non ci sto ancora pensando, penso di finire questa bene e poi vediamo. Ok, grazie. Ma...